periodo più forte dell'anno liturgico per un cristiano, già che il Triduo Pasquale è il Triduo, questa tre giorni che celebra la grande vittoria della vita sulla morte, la festa della risurrezione. E proprio per celebrare questa grande festività che siamo venuti qui a Foggia, nella parrocchia di Sant'Antonio, una parrocchia popolata dai frati minori, in questa cornice così suggestiva che è il giardino della chiesa, cornice che vede alle mie spalle la presenza non a caso di una croce. E qui accanto a me c'è Padre Michi, che è il viceparroco di questa parrocchia, nonché cappellano del carcere di Foggia. Anzitutto un grande benvenuto e un Grazie ringraziamento. A voi, benvenuti nella nostra comunità. Ecco, Padre Michi, siamo qui a pochi giorni dalla Pasqua, ma vogliamo anzitutto ripercorrere un po' quella che è la tua esperienza proprio al fianco dei carcerati. Ci dicevi che la tua esperienza appunto nasce diversi anni fa, quando stavi affrontando un po' il percorso per diventare frate. Sì, era il 1999, ero ai primi anni di teologia e ci fu chiesto di fare un'esperienza sulla carità. Per questo mi piacque chiedere di poter fare un'esperienza in carcere. E così iniziai nel carcere minorile di Bari, il carcere Fornelli, a frequentare solo la domenica, con l'animazione della messa domenicale per i ragazzi, insieme al cappellano Don Vito Cicoria. E fu un'esperienza che mi entusiasmò tanto. Quell'entusiasmo è ciò che porto ancora oggi dentro nel cuore, perché dopo 13 anni vivere ancora questa esperienza vuol dire che prima di tutto non è solo stato un mio desiderio, ma è stato un seme che Dio ha messo nel mio cuore, e quindi è un'esperienza forte che non so se facilmente riuscirò ad abbandonare, proprio perché ormai il carcere è diventato parte della mia vita da uomo, ma soprattutto da consacrato, ed oggi ancor di più da sacerdote. È un'esperienza ormai vissuta quasi 24 ore su 24 con i detenuti, proprio perché anche il carcere di Foggia vede una presenza abbastanza numerosa di detenuti. Stamattina 723 detenuti in un carcere che ha la portata di 350 detenuti, quindi si può capire anche il lavoro che richiede la figura del cappellano, che appunto non è solo un semplice celebrare la messa quotidiano domenicale, ma avere un rapporto umano e cristiano con i detenuti. Dicevi di un rapporto quotidiano, e difatti il tuo impegno di cappellano è un impegno che si rinnova di giorno in giorno, anzitutto nella celebrazione della messa. Ci raccontavi prima del perché l'aver scelto, ecco, questa messa quotidiana. Sì, l'esperienza della messa quotidiana la sto sperimentando ormai da quando sono cappellano, quindi da 6 anni. È un'esperienza molto forte, perché i detenuti, ripeto, sono tanti e sono suddivisi in sezioni diverse, dove il detenuto non può incontrarsi con gli altri detenuti, perché a Foggia abbiamo dalla sezione femminile alla sezione per i reati contro la sessualità, all'alta sicurezza, una sezione dove ci sono detenuti già giudicati e quindi definitivi, e una sezione chiamata così il penale, dove i detenuti sono ancora in attesa di giudizio. Tra di loro non si possono incontrare. Per questo ho ritenuto opportuno non celebrare l'Eucaristia domenicale, perché altrimenti o dovevo celebrare 7 messe la domenica, oppure, ecco, mi è convenuto dare uno stimolo a tutti e quindi celebrare ogni giorno un'Eucaristia secondo le varie sezioni. Quindi ci sono giorni che celebro 2 Eucaristie, giorno che ne celebro solo una, per far vivere a tutte le sezioni settimanalmente la Santa Eucaristia. E così ho notato che appunto
la percentuale di partecipazione, di partecipazione vissuta dell'Eucaristia è aumentata e aumenta di giorno in giorno perché si sentono coinvolti, perché loro animano, leggono le letture, si preparano alla liturgia della parola del giorno e accostandosi in un modo anche sporadico al sacramento della riconciliazione, c'è anche un aumento, diciamo così, di coloro che si accostano anche a ricevere l'Eucaristia. Ecco, è un'esperienza sicuramente forte quella che fai ogni giorno all'interno del carcere. Tra l'altro, appunto, la tua esperienza nasce addirittura dal carcere minorile. Senz'altro negli anni sono tante le esperienze, i vissuti che hai raccolto in qualche modo. Fai davvero esperienza di rinnovamento, di redenzione? Beh, ho dimenticato, proprio ieri mi è arrivata una lettera di un uomo omicida che mi ha scritto una bellissima cartolina dal carcere di Napoli. Amo la vita e la vita ama me. È un paradosso sentir dire da un uomo che ha tolto la vita che lui ama la vita e la vita ama lui. Questo certamente, è il risultato di un rapporto che io ho instaurato con i detenuti, dove a differenza, ecco, nell'ambito penitenziario, a differenza del direttore, degli agenti, degli ispettori, degli educatori, cioè delle figure istituzionali prettamente legate alla parte giudiziaria, quindi del reato, la mia figura è una figura che concilia, la parte umana, la parte quindi, detentiva, in senso stretto, quella appunto della giustizia, ad una parte umana che si unisce alla parte molto spirituale, quindi redentiva, ecco, non più detentiva, ma questa volta redentiva. E questo è il mio rapporto con i detenuti, proprio farli uscire da una sorta di gabbia che è il loro preconcetto e la loro struttura della vita. E non nascondo che, stando qui a Foggia, il nostro carcere prettamente è occupato da detenuti foggiani o comunque della zona, io ogni giorno sono qui visitato in parrocchia da detenuti, dove al di là della loro visita di cortesia, se così la vogliamo chiamare, perché continua un certo discorso iniziato in carcere, c'è anche un aiuto alle famiglie dei detenuti e questo è molto importante. La mia figura davvero concilia bene quell'aspetto giuridico del reinserimento dei detenuti, dove addirittura qui abbiamo dato vita all'aiuto concreto, economico, pratico delle famiglie dei detenuti, o addirittura ad alcuni detenuti abbiamo aiutato a trovare lavoro e a chi per esempio un detenuto non riusciva a trovare lavoro. L'unico lavoro che eravamo riusciti a trovare era come carrellista in un'azienda, ma non aveva la patente per i carrelli elevatori. Noi ci siamo impegnati a fargli prendere questo patentino per i carrelli elevatori e la ditta a sua volta ha potuto assumere questo detenuto ormai che aveva finito la sua pena. Però sappiamo bene che la fase post-carcere è sempre più difficile. E questo segno di redenzione nasce proprio nel momento in cui si entra in dialogo con il detenuto. Io ho un ufficio in carcere, una stanza dove ascolto i detenuti, e che è la cosa più importante. Forse vale più di una messa, vale più di un rito, vale più di tante altre preghiere, perché ascoltare il detenuto significa far aprire quel detenuto, il cuore di quel detenuto, ad una realtà che non conosce. Ecco perché è importante la figura non solo del cappellano, ma anche dei volontari in carcere. Con me ci sono circa 30 volontari che settimanalmente operano con me in carcere, dalla distribuzione degli indumenti al centro di ascolto, che è il fiore all'occhiello del nostro istituto, perché ogni sezione, ogni reparto ha i suoi volontari per il centro di ascolto. E il centro di ascolto non è forse come quello che si vive nelle Caritas parrocchiali, ma è un dove scaturisce appunto l'aiuto materiale. Il nostro centro d'ascolto è un semplice ascoltare il detenuto e fare da filtro,
per poi, ecco, poter io agire sia per il detenuto sia per i suoi familiari, perché appunto nel centro di ascolto, oltre a raccontarsi, ci sono storie strane, come per esempio detenuti che non sono più visitati dai loro familiari a causa del loro reato, è logico, oppure detenuti che non vedono i figli a causa della separazione con la moglie, detenute che non sanno più niente dei propri figli perché semmai i servizi sociali glieli hanno tolti, e quindi tutte queste storie che ci fanno vivere questo aspetto che passa dalla detenzione alla redenzione. E l'esperienza più bella è appunto quando c'è il famoso fine pena, quando un detenuto finisce la sua pena e rimane quel contatto con me. Nella mia rubrica anche del cellulare una buona parte è fatta di numeri telefonici di detenuti che ormai sono liberi, sono fuori e che mantengono i contatti con me. Ecco Padre Michi, noi siamo qui oggi, lo dicevo prima, abbiamo questa bella croce dietro alle nostre spalle, tra l'altro una croce che servirà per la Via Crucis Vivente che è stata organizzata da questa bella e feconda parrocchia. Parliamo appunto del legame, ecco, della croce che c'è in queste persone. Beh sì, è ciò che unisce il detenuto alla vita e la croce. E ciò che loro portano dentro è la sofferenza. Un aspetto particolare di tutti i detenuti è proprio questo, che in carcere, e così io l'ho definito anche il tempo di detenzione, è una lunga quaresima che ogni detenuto vive. Perché? Perché come per noi cristiani la quaresima è un tempo per fermarci, per riflettere, per riconsiderare tante cose forse scontate della vita, per il detenuto il tempo di detenzione è quel tempo per potersi fermare e riflettere su una vita non considerata. E lì scoprono che quella vita forse gli è passata tra le mani e non se ne sono accorti. Quella vita l'hanno consumata e non se la sono goduta. Quando parlo di vita parlo della propria vita, ma anche degli affetti, dei loro cari. E quindi la croce diventa più pesante, o meglio, si accorgono di avere una croce sulle spalle. E mi piace pensare ad un particolare, forse dovuto alla presenza comunque decennale dei francescani in questo carcere, perché prima di me ci sono stati diversi frati cappuccini come frati cappellani, ricordo padre Ferdinando, padre Angelico di Fede, dopo di me, prima di me un sacerdote diocesano ma con uno spirito molto francescano, Don Rocco, e dopo io. E la particolarità di questo carcere è che i detenuti non chiedono altro, chiedono il Tau. È un segno di risurrezione, di speranza e di salvezza. Quindi la croce per loro è questo peso che portano sulle spalle, ma è un peso che fa rimuovere le loro coscienze. Quindi in carcere si sperimenta una croce più dura, per questo forse questa croce che noi vediamo alle nostre spalle, avvolta da quel manto scarlatto, è proprio la presenza della divinità di Cristo, ma l'umanità di quel legno. E allora se da un lato c'è il desiderio di cambiare vita, dall'altro però c'è la realtà della vita, a cui non bisogna venir meno, non si può nascondere, perché come dico tante volte anche ai detenuti stessi, qui dentro non potete promettere, è fuori che bisogna saper vivere, perché come uno che ha fatto una marachella, un bambino, dice sì non lo faccio più, ma di fronte alla successiva marachella la compie perché? Perché non sa quello che sta facendo. E così ogni detenuto, quello che compie a volte è dettato dall'istinto, ma devono imparare che nella vita bisogna fermarsi. Prima di tutto bisogna fare i conti con la vita, e la croce è proprio sapersi confrontare. Diceva Don Tonino Bello, che è il motto poi che mi accompagna non solo nel tempo quaresimale ma nel mio ministero come cappellano in carcere, amare è voce del verbo morire. E quindi su quella croce bisogna salire insieme. Ecco, allora il detenuto non rimane solo su quella croce,
che la sua detenzione, che è la privazione della libertà, che è la cosa più brutta che possa esistere in una vita umana. Può mancare di tutto, ma quando manca la libertà manca davvero la vita. E allora saper dare a ogni detenuto questa speranza nuova che possono ricominciare da quel famoso terzo giorno, che è il giorno della risurrezione. Per questo in questi giorni di passione io leggo davvero non solo la sofferenza, ma l'amore che bisogna dare. E i detenuti sperimentano questo passaggio, questa Pasqua, nel momento in cui capiscono che nella vita bisogna imparare ad amare e bisogna saper morire, ma non morire fisicamente, morire al proprio io, ai propri idoli, che tante volte sono dettati dai soldi facili, dalla bella vita, da tutto ciò che forse la vita non gli ha mai donato e che vogliono competere con gli altri per ottenerla, e quindi facilmente si cade nel reato. Perché bugia non ci credo, che tante volte, certo, in una buona parte capita anche questo, che si va a delinquere perché c'è la carenza del pane quotidiano. A volte c'è il gusto di compiere un reato, perché? Perché non si sa il limite, e dall'altra parte non si sa fare altro. E allora mi piace pensare ai detenuti che desiderano cambiare vita, e quel tau che io dono ogni anno. Consegno circa 2000 tau, e quindi io lo vedo proprio come un segno di salvezza, il segno di Francesco d'Assisi e il segno dei salvati. Ecco, padre Michi, rispetto al mondo del carcere ci sono anche tanti pregiudizi, pregiudizi in qualche modo anche legittimati. Parlavamo prima di Croce, però naturalmente queste persone sono persone che si sono scelti in qualche modo la propria croce. Cosa rispondi a questi pregiudizi? Beh, di fronte a questa realtà molto evidente, appunto, il passaggio è sottile. Far capire al detenuto che la vita, appunto, si può scegliere, ma si può scegliere nel bene e nel male. A noi, ora, per loro che hanno sbagliato e hanno capito lì dove è il male, il pregiudizio ha il passaggio e cede il passo al bene, e quindi il desiderio di cambiare vita. E io in molti detenuti l'ho visto questo desiderio, detenuti che cambiano vita in carcere, non fuori, che è la cosa ancora più bella. Basti pensare che in questi ultimi anni, attraverso il volontariato, attraverso le catechesi per l'iniziazione cristiana in carcere, abbiamo dato vita a 70 prime comunioni e 50 cresime che il nostro vescovo ha amministrato nella cappella del carcere. Questo la dice lunga, perché vuol dire che c'è il desiderio di vivere una vita nuova, e il desiderio di vedere uomini adulti che non hanno mai ricevuto l'Eucarestia, mamme che semmai hanno portato i loro figli al catechismo, ma dovuto alla loro detenzione non hanno mai fatto la prima comunione. E quindi il filo è sottile, ma serve e deve passare attraverso la loro esperienza, così come la Pasqua deve passare attraverso il tradimento, il servizio, la morte, per poi gustare la pienezza della vita, che è la Pasqua. In qualche modo quindi sono step, sono stadi necessari per arrivare lì. Sì. Per arrivare appunto al giorno della Pasqua. Ma dicevamo prima che l'esperienza in carcere è stata negli anni passati anche un'esperienza che tu hai condiviso con tanti giovani, giusto? Sì, la nostra esperienza si lega, al di là della mia cappellania qui a Foggia, ad un'esperienza più grande, a livello nazionale addirittura, grazie a un frate, Fra Beppe Prioli, un frate del Veneto, che quando lui aveva 18 anni e ora ne ha 70, e quindi sono ormai 60 anni che lavora in carcere, ha iniziato a fare volontariato in carcere. Questa associazione lui successivamente l'ha denominata Fratello Lupo, perché era il lupo, si è rivelato lui in mezzo a tanti detenuti. Ecco, questa esperienza forte ci ha portato a vivere le missioni in carcere. E io con lui personalmente ho sperimentato 4 missioni nazionali: al carcere di Pozzuoli, al carcere femminile, al carcere minorile di Nisida, al carcere di Alba, al 41 bis, carcere di Cuneo,
è una missione che poi abbiamo portato nella nostra regione, nel carcere di Turi, nel 1991. Di lì, nella nostra Puglia, si è aperta questa esperienza appunto di pastorale carceraria. Ora la nostra provincia religiosa di frati minori di Puglia e Molise ha nella sua conformazione uno spazio dedicato non solo alle parrocchie, ai santuari, ma anche alla pastorale carceraria. Attualmente siamo tre frati cappellani, io a Foggia, un frate al minorile a Bari e un frate al carcere di Campobasso. Ecco, e tanti giovani studenti che collaborano con noi e tanti volontari. Quindi la nostra esperienza in Puglia nasce dal 1991 e poi si sono aggregati, è stata fonte anche di tanti altri frati cappuccini, conventuali, giovani della gioventù francescana, terzo ordine francescano, che ormai con noi collaborano strettamente nelle varie strutture in cui operiamo, anche se non siamo noi cappellani. Per esempio nel carcere femminile di Trani, nel carcere maschile di Trani, nel carcere di Turi dove il cappellano è un diocesano, nel carcere degli adulti di Bari, carcere di Altamura, prettamente un carcere destinato ai sex offender, quindi un carcere abbastanza particolare, dove il terzo ordine francescano opera davvero quotidianamente attraverso l'evangelizzazione. Quindi Padre Michi, davvero una vera e propria rete che si stringe, che si è formata intorno al mondo del carcere, un mondo che va, come dicevamo prima, attraverso la passione, attraverso il Venerdì Santo, però si arriva a quella domenica di resurrezione. E allora volevamo lasciarci proprio lanciando un messaggio, che poi è anche un messaggio di speranza. Noi spesso tendiamo a dimenticare che la Pasqua ha il significato profondo di questa festività. Questa Pasqua sicuramente per voi detenuti sarà una Pasqua ulteriormente fatta di croci. Le croci sono quelle non solo della vostra detenzione, ma quello del sapere una famiglia fuori, i vostri figli fuori, le vostre mogli, i vostri mariti, ecco, i vostri cari che con voi sopportano questa croce. Sono i vostri cirenei. Ma è proprio quel Cireneo che ha dato speranza a Gesù. Sappiate vivere questa Pasqua con il desiderio di ricominciare, ma ricominciare questa volta con una forza diversa, una forza che non nasce più dalle vostre braccia, dalle vostre gambe, dalla vostra mente, ma nasce dal cuore di Gesù. Un Gesù che si è fatto povero, un Gesù che si è spogliato, ma si è rivestito di tanta altra dignità, un Gesù che non ha avuto più bisogno dei suoi, ma da solo si è fidato del Padre, ha detto sì, Padre, passi da me questo calice, ma ha continuato, non sia fatta più la mia, ma la tua volontà. E questo è l'augurio più bello che offro a voi, perché possiate vivere una Pasqua fatta di speranza e passare dalla disperazione alla speranza nuova. Davvero grazie Padre Michi e ancora buona Pasqua. Grazie, auguri a voi e buona Pasqua a tutti.